Siediti, per favore. Tieniti forte. Bello! Ora apri bene la bocca. Ah. Ancora di più. Ah. Bene, diamo una bella occhiata. Per guardare i denti di Peppa, il dottore elefante usa un piccolo specchio. Voglio sperare che tu non abbia mangiato troppi dolci, Peppa. È difficile parlare con la bocca bene aperta. Fatto! Bravissima! Hai dei denti bianchi e sani. Ha preso tutto da me. Adesso posso bere quella speciale acqua rosa? Sì, ma non la ingoiare. Sputala! George, ora tocca a te! No! George non vuole essere visitato. Se vuoi, puoi tenere stretto il dinosauro mentre il dentista ti esamina i denti. Dinosauro! Felice di fare la tua conoscenza, dinosauro! Quello non è un vero dinosauro, è fatto di plastica verde. Tieniti forte! Sei molto coraggioso, George. E ora mi fai vedere i tuoi denti? George non vuole mostrare i denti al dottore elefante. George, apri la bocca, come faccio io. Così va meglio. Ho finito. I tuoi dentini sono forti e sani, George. Sono belli come i miei, dottore elefante. Sì. George è molto fiero di avere dei denti puliti. George, non dimenticare l'acqua rosa. Peppa, il cuginetto è davvero troppo piccolo per giocare a palla. Ma se non può giocare né con i dinosauri né con la palla, allora che cosa può fare? O mangia oppure dorme. E spesso fa così. Zietta, per favore, me lo fai prendere in braccio? Sì. Se mi prometti di stare attenta, puoi tenere il piccolo Alexander. Alexander? E il suo nome? Si chiama Alexander. Che nome lungo per un maialino così piccolo. È molto carino. È strano visto che è un maschio. Che cos'è questo odore? Forse è arrivato il momento di cambiargli il pannolino. È disgustoso! Peppa, anche tu quando eri piccola sporcavi il pannolino. Non è affatto vero! Mamma, posso restare con Peppa e Giorgia a giocare fuori? Certo! Chloe, è bello avere un fratellino così piccolo? Sì, Alexander è davvero un tesoro! Vorrei che George fosse un piccolo maialino appena nato. Ho trovato! George può fare finta di essere un maialino. Deve entrare in questa carrozzina. È un'ottima idea. No! George non vuole fare il neonato. George, se ora fai finta di essere appena nato, ti prometto che con te sarò molto gentile per tutta la vita. George ci pensa. E potrai usare i miei giocattoli. George ci pensa ancora. E se ne avrai voglia, ti farò usare anche i miei giocattoli. George ha deciso. Sei davvero un maialino adorabile. Ecco Candy Gatto, Susy Pecora, Rebecca Coniglio e Zoe Zebra. Ciao! Come mai George è dentro a questa carrozzina? Lui non è George. È un maialino appena nato. Gugu. A me sembra proprio George. Noi stiamo facendo finta che sia appena nato. George è un po' troppo piccolo. Si stancherebbe molto in fretta, Peppa. Ma io ormai sono grande. Non mi stanco facilmente. Faremo un giro piuttosto lungo, Peppa. Sei proprio sicura? Sì, papà. Non preoccuparti. Molto bene. Siete tutti pronti? Sì, papà Pig! Allora partiamo! Sto vincendo! Questa non è una gara, Peppa. È soltanto una tranquilla passeggiata in bici. Sì, papino. Ma sto comunque vincendo io! Ah, e ora chi sta vincendo? Salire sulle colline non mi è mai piaciuto.
Hai visto? Abbiamo vinto la gara! No, invece non avete vinto, perché in quel momento io non stavo gareggiando! Ma adesso sì! Provate a prendermi! Ah, ah! Non sei altro che un'imbrogliona! Ciao, Anatre! Stiamo facendo un giro in bicicletta! Ciao, Anatre! Ah, avevo dimenticato quanto mi piace andare in bicicletta. Mi ero scordato anche che salire le colline non mi è mai piaciuto. Il percorso è molto ripido. Le colline dovrebbero essere più basse. Sì, ma guarda che panorama stupendo. Povero me. È davvero molto faticoso. Mamma Pig, tu non stai pedalando! Oh, scusami, papà Pig, mi stavo godendo la bella vista. Peppa e gli altri sono arrivati in cima alla collina. Ci sono gli amici di Peppa. Ciao, ciao Peppa! Ciao! Stavamo per fare una gara di velocità. Peppa, perché non partecipi anche tu? D'accordo, ma soltanto se la gara la facciamo in discesa. Va bene. Ero quasi sicura che ti avrebbero regalato un altro dinosauro. Premilo sulla pancia. Troppo spaventoso. George, ti ho fatto un bigliettino di auguri. Indovina che cosa ci ho disegnato. George non ne ha idea. Avevo pensato di disegnarti un bel fiore. A George non piacciono i fiori. Ma poi alla fine ho deciso di farti un... dinosauro! È davvero un bel disegno, Peppa. Lo so, la verità è che sono molto brava. Bene, ora andremo in un posto speciale, come dono di compleanno extra. Evviva! Corriamo allora! Ma dov'è che andiamo? Lo vedrete! I bambini non vedono l'ora di scoprire di che cosa si tratta. Ci volete portare al circo? No, ma è un posto altrettanto bello. Allora è il cinema. No, molto meglio. Non riesco ad immaginare niente. Dove staranno andando? Siamo arrivati. Si sono fermati davanti al museo. Perché siamo venuti al museo? Un attimo e lo vedrete. Che cosa sarà questo regalo speciale? George, mi dici per favore qual è la cosa che più ti piace al mondo? Dinosauri! dinosauri! Il regalo speciale è la stanza dei dinosauri del museo. Sempre i soliti noiosi dinosauri. Dinosauro! Ma questa cartina sembra un po' complicata. Volete salire ancora? Sì, per piacere! Più in alto, più in alto! La mongolfiera vola sempre più su. Oh! Dove è andato a finire il cielo? Non preoccuparti, Peppa. Stiamo solo attraversando una nuvola. Oh! Wow! Il cielo è tornato! Evviva! Verso il blu, verso il blu, noi voliamo sempre più su. Se con noi viaggerai, certo ti divertirai. Guarda, Teddy, siamo davvero molto in alto. Peppa, sta attento a non farlo Teddy, sta precipitando. Non ti preoccupare, andiamo subito a prenderlo. Tenetevi forte, ragazzi! Comincia la discesa! La signora Coniglio fa scendere la mongolfiera per andare a cercare Teddy. Non riesco a vederlo da nessuna parte. Eccolo lì! È rimasto impigliato in un albero. Magari potrei usare quest'ancora per recuperarlo. Più piano, più piano. Preso! Papà Pig ha ancorato Teddy. Teddy! Evviva! Oh no, nessuno guarda dove stanno andando. Guardate lì, sbatteremo contro l'albero. Tenetevi forte.
Prima Teddy è rimasto impigliato e ora ci siamo impigliati noi. Papa Pig, ma dove siamo finiti? Ti sei perso, non è vero? Sì. Guardate tutti là! Quella è la casa di nonno e nonna! Sì, dobbiamo essere finiti nel loro cortile. Come pensavo? Qualcuno ci sente? Nonna Pig! Nonno Pig, siamo qua! Oh, santo cielo! Motori al massimo! Ciao, ciao, nonna! A più tardi! Peppa e George adorano il trenino del nonno. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf tutto il dì. I maiali sul treno fanno oink oink oink, oink oink oink, oink oink oink. I maiali sul treno fanno oink 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 tutto il dì. Ecco nonno cane con Danny cane. Ciao ragazzi. Ciao Danny. Vedo che giocate con un bel trenino. Giocare? Gertrude è una vera locomotiva. Funziona ancora quel vecchio macinino? Vecchio macinino? Col mio carro attrezzi ho salvato molta gente che aveva bisogno di aiuto. Senti nonno, posso fare un giro sul treno? Certo, va pure, Danny, se trovi più divertente giocare su un trenino. Grazie, nonno. A più tardi! La signora Coniglio guida lo scuolabus. Alla vostra sinistra ci sono delle colline con un po' di alberi. Ciao, amici! Ciao, Peppa! Ci sono tutti gli amici di Peppa. Possiamo fare un giro sul treno? Vorrei che questi bambini facessero una gita divertente ma istruttiva. Pensa che i treni siano istruttivi? Sì, lo sono di certo. Ascoltatemi, alzi la mano chi vuole fare un giro sul treno. Io! Ora alzi la mano chi vuole rimanere sull'autobus. Va bene, potete salire sul trenino, io rimarrò dietro di voi. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf tutto il dì. Leo preferirebbe una torta al cioccolato. Purtroppo ho solo la torta ai canditi, è sicuro di non volerla assaggiare? Wow! Ha detto che gli piacerebbe provarne un pezzetto. Mamma Pig dà un po' di torta all'amico immaginario di Susie. George sta giocando col suo dinosauro. Dinosauro! George! Ti sei seduto addosso a Leo! George non sa che Susie ha un amico immaginario. Wow! Leo ha detto che non ce la fa a finire la sua torta. Quindi può mangiarla George. Andiamo a giocare di sopra adesso? Sì, possiamo giocare a travestirci. Ma io lo stavo chiedendo a Leo. Oh. Wow. Leo ha detto che gli piace molto travestirsi. Bene, andiamo Leo. Peppa e Susie giocano a travestirsi. Peppa sarà una fata. Dimmi il tuo sogno e io lo realizzerò. Il mio sogno è di essere la regina Susie. Allora Leo Leone può fare il giullare di corte. Figurati se si accontenta di fare il giullare. Lui vuole essere il re. Ecco Papà Pig. La mamma mi ha detto che in casa abbiamo un ospite molto speciale. È venuta a trovarmi la mia amica Susie, Papino. Sei proprio sicura che non ci sia qualcun altro, Peppa? Certo che c'è qualcun altro. Il re Leo Leone. È un onore avervi fra di noi, il re Leo. Papà Pig finge di vedere il re Leo. Sapete che siete veramente elegante con quella corona d'oro? Sì, è davvero molto elegante. E sta anche indossando i pantaloni rossi più belli che ha. È vero. E il suo golf blu fatto a mano. Ma che cosa dici? Leo non ha nessun golf blu fatto a mano. In questo momento indossa una camicia verde. Beh, è un colore incerto, un verde bluastro. Allora, che cosa posso dipingere?
Ottimo soggetto, George. Dipingerò il vecchio albero di ciliegio. Che cos'è quello? Si chiama cavalletto, Peppa. Serve per appoggiare la tela. E che cos'è una tela? La cosa sopra cui si dipinge, un po' come i fogli di carta che usate voi. E quello cos'è? Dentifricio? No, tesoro. Questi sono colori speciali che usano gli artisti adulti. Bene, con che colore volete iniziare? Rosso, per favore. Perché il rosso, Peppa? Perché il rosso è il mio colore preferito, Papa Pig. Ma per prima cosa dobbiamo dipingere il cielo. Guarda, sai dirmi di che colore è? Azzurro, naturalmente. Molto bene. Iniziamo con l'azzurro. E ora disegniamo l'albero. Ci serve un po' di verde per le foglie. Ma il verde non ce l'abbiamo. Non preoccuparti. Se mischiamo un po' di azzurro con del giallo, possiamo creare il verde. Mischiando azzurro e giallo si ottiene il verde. Facciamo tante belle foglie verdi. E in basso un po' di erba. E come farai con il tronco? Senza il marrone non puoi dipingerlo. Possiamo crearlo noi. Basterà mischiare verde e rosso. Mischiando verde e rosso si ottiene il marrone. Papà Pig dipinge il tronco e i rami dell'albero. Wow! Papà, posso dipingere le ciliegie? Ma certo, Peppa. Bagna il tuo dito nel colore e premilo sulle parti verdi. 1, 2 e 3. Ben fatto. George, tocca a te adesso. Sei davvero un grande pittore. Complimenti. Perfetto, abbiamo finito il dipinto. Urrà! Oh, ci sono le anatre! Peppa e George scrivono una risposta a Zoe. Allora, che cosa le vuoi dire? Cara Zoe. Cara Zoe. Adesso non so più come continuare. Che ne pensi di... Ci piacerebbe molto venire alla tua festa. Cordiali saluti, Peppa e George. Bambini, che colore preferite per la busta? Voglio la rossa. Signorina Zoe Zebra. Bene, e adesso il francobollo. La lettera è pronta per essere imbucata. Questa è la cassetta postale. Ecco Danny, Susie, Pedro, Rebecca ed Emily Elefante. Stanno imbucando le loro lettere. Ed ecco Peppa con la sua busta. Fatto! E adesso che cosa succede? Buona giornata a tutti! Ciao Peppa! Ti è arrivata la lettera di invito alla mia festa? Sì! E ti ho anche scritto una risposta, sai? Oh, che bello! Guarda un po' qua, quante lettere devo recapitare oggi? Zoe, vedi questa? È la mia! Ed è davvero molto, molto importante! È quella che hai scritto a me? Posso aprirla adesso? Sì, Zoe, è indirizzata a te. Ma prima di fartela leggere ho il dovere di consegnarla. È così che funzionano le poste. Oh! E visto che a quanto pare oggi avrò un sacco di lavoro, è meglio che inizi a darmi da fare. Scusi, possiamo venire anche io e George? Ma certo, forza, saltate su! Ci vediamo dopo! Peppa e George aiutano il signor Zebra a consegnare la posta. Questa è la casa di Zoe Zebra. Questa lettera è indirizzata alla signorina Zoe Zebra. Per la signorina Zoe Zebra... Zoe Zebra... Zoe Zebra... Zoe Zebra... Queste lettere sono tutte per Zoe. Quella che hai in mano è la mia. La lascia imbucare a me. Ma certo, tieni. Peppa adora imbucare le lettere. Cucù! Cucù! Che piccolo maialino rumoroso sei, George. Guardate, sta per uscire fuori. Wow! Che tontolone! Ti sei perso il cucù? È stato davvero, davvero fantastico! Ha fatto cucù! E tu non l'hai visto! No, non preoccuparti! Vedrai il cucù alla sua prossima uscita! Ma devi aspettare, perché esce soltanto una volta ogni ora! È noioso aspettare!
Dai, George, andiamo fuori a correre. George non vuole andare fuori a correre. Preferisce aspettare il cucù. Sono quasi le 10. George sta aspettando ormai da quasi un'ora. Adesso basta! Vieni a giocare! Anche il dinosauro vuole giocare insieme a te, George! Grrr! Grrr, dinosauro! George, di nuovo, non ha visto il cucù. Oh, non preoccuparti, George. Va pure a giocare in giardino. Ti avviso io quando sarà il momento di vedere il cucù. Prendilo, George! Sono quasi le 11. Peppa! George! È ora di vedere il cucù! Sbrigati, George! O perderai il cucù un'altra volta! Oh! George sta correndo più veloce che mai. Ecco qua! Grazie! Grazie. Buona pattinata! Ecco Susie Pecora, Rebecca Coniglio, Danny Cane, Zoe Zebra, Candy Gatto, Emily Elefante e Pedro Pony. Gli amici di Peppa sanno pattinare molto bene. Anche Peppa vuole pattinare. Ciao a tutti! Ciao, Peppa! Questa è la prima volta che pattini, Peppa? Sì. Vuoi che ti insegni come si fa? No, ti ringrazio, Susie. Sono certa di sapere già come si pattina. Ok, vieni con noi. Aiuto! È assolutamente impossibile. Non voglio ritornare a pattinare mai più. Non preoccuparti, Peppa. È normale cadere quando si pattina sul ghiaccio. Anch'io cado spesso. Guardami. Oh, perbacco! Oh, oh! Che tontolone! George, ti va di pattinare con me? No. George non ha mai provato a pattinare e ha un po' di paura. Ci penso io a George. Tu vai a insegnare a Peppa a pattinare. Pattinare non è difficile, Peppa. Devi spingere il piede e scivolare. Spingi, spingi, scivola. Visto? Spingi, spingi, scivola! Spingi, spingi, scivola! Ma è davvero facile! Adesso posso farlo anche da sola, mammina! Spingi, spingi, scivola! Spingi, spingi, scivola! Ben fatto, Peppa! Guardatemi! Sto pattinando! Peppa se la cava molto bene! Già, sono un'ottima insegnante! Cos'è successo? Le femmine non ci lasciano entrare nella casa sull'albero. Sì, non è affatto giusto. Oh, oh, forse so come aiutarvi. Venite con me. Ora possiamo giocare a prendere il tè con calma e senza maschi. Cos'è questo rumore? Finito! Adesso voi ragazzi potete giocare in un vero castello che si apre con questo ponte levatoio. È bellissimo! Grazie mille, nonno Pig! Ci fate entrare? No! Questa è una fortezza per maschi e voi non siete le benvenute. Come vorrei poter giocare là dentro? La casa sull'albero è molto più bella del loro castello. Andiamo, ragazze! Sono il re del castello! Ogni castello ha la sua bandiera. Oh! I maschi hanno una bandiera! A noi non serve una cosa tanto inutile. Ecco nonna Pig. Ciao, bambine. Posso portarvi qualcosa? Sì, una bandiera! E deve essere molto più bella di quella che hanno usato i maschi. Vedo cosa riesco a trovare. Sono il re del castello! Oh, oh! In un castello che si rispetti deve esserci un telefono. Reggi questo. Tenete la corda bella tesa e potrete parlare con i vostri amici. Noi non vogliamo parlare con i maschi.
E noi non vogliamo parlare con le ragazze. Nonna Pig ha trovato una bandiera per le bambine. La vostra bandiera sarà questo vestito. Grazie, nonnina. Papa Pig vuole leggere un giornale. Oggi è un giorno perfetto per non fare niente. Papa Pig adora non fare niente. Oh, accidenti, Papa Pig. Ci siamo dimenticati di badare al giardino. A cosa ti riferisci, Mamma Pig? All'erba. Deve essere tagliata. A me piace, Alta. Ha il fascino del selvaggio. Mammina, papino, venite a giocare con noi nell'erba alta. È uno spasso. Va bene, andiamo a giocare con questa palla. Che fine ha fatto? La palla si è nascosta nell'erba alta. Non riusciremo mai più a trovarla. Forse c'è davvero bisogno di tagliare l'erba. Sì, Papa Pig. Vado a prendere il tosaerba. L'avevo messo qui da qualche parte. Ah, eccolo. Papa Pig ha trovato il tosaerba. Sembra vecchio e arrugginito. Non è vero, taglierà l'erba in un batter d'occhio. Dopotutto un po' arrugginito lo è. Forse dovremmo chiamare Nonno Pig e chiedergli in prestito il suo tosaerba. Ma non c'è bisogno di disturbarlo, devo soltanto spingere con più forza. Il tosaerba di Papa Pig non funziona. Ho un'idea. Chiamiamo Nonno Pig. Pronto? Nonno Pig al telefono. Ciao, Nonno Pig. Potresti darci una mano a tagliare l'erba alta? Certamente. Vengo subito da voi. Ciao. Mi sa che questo è un lavoro per Betsy. Nonno Pig sta andando da Peppa con il suo trattore. Ma che cosa ci fai sopra il tetto? Stiamo riordinando la soffitta. Cos'è la soffitta? È il posto in cui stanno le cose molto vecchie. Anche tu allora vivi lì? No, lì ci sono cose perfino più vecchie di me. Possiamo aiutare? Come no? Stanno salendo verso la parte più alta della casa. Lassù c'è la porta della soffitta. E come facciamo ad arrivare fin là? Guardate, ho un piccolo trucchetto. Eccomi qua, buongiorno tesori. Ciao nonna. Forza, venite. Questa è la soffitta. Wow! È piena di cose. Sì, soprattutto cose inutili. Ma Peppa e George ci hanno offerto il loro aiuto per fare un po' d'ordine. Ottimo. Perché non cominciamo buttando questo scatolone? Oh, per favore, questo no. A che serve una cosa del genere? A niente, ma è la mia nave in bottiglia. E questa qua? È un'altra preziosa nave in bottiglia, no? E queste allora? Sono gli altri miei splendidi modellini. Mi servono tutti. Beh, dovremo pur buttare qualcosa. Sì, hai ragione. Cominciamo con questa scatola. No, sono i miei cappellini. Oh, cielo, non riusciamo mai a decidere che cosa buttare. Ho un'idea. Facciamo decidere a George e a Peppa. Ok. Allora, che ne dite di questa valigetta? No! Non è certo una valigetta qualunque, guardate. Si tratta di un vecchio giradischi. E questo qui era il nostro disco preferito. Possiamo sentirlo? Certo. Oh, non lo ascoltiamo da anni. Peppa, mi fai vedere che cosa hai lì dentro? Certo, una mela. Anch'io, ma la mia è verde. Scambiamocele. Ok. Peppa, Susie, cosa state facendo? Susie mi ha chiesto di farle vedere il mio pranzo. Peppa mi ha detto di scambiarci le mele. Oh, non importa, ma vi prego, lasciate qualcosa per il picnic. Sì, Madame Gazzella. L'autobus è arrivato alle pendici dei monti.
La strada è molto ripida. Forza, autobus! So che ce la puoi fare! Forza, autobus! Evviva! Peppa e i suoi amici sono sulla vetta del monte. Guardate che vista! Wow! 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 Chi ha parlato? È stata l'eco, tesoro. Che cos'è l'eco? Un eco è il suono che si ripete quando si grida in montagna. Ascoltate! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Gli echi sono divertenti. Andiamo a fare il picnic. A Peppa piacciono i picnic. A tutti piacciono i picnic. Dove sono le anatre? Saltano sempre fuori quando ci sono dei picnic. Che tontolona. Non ci sono anatre in cima alle montagne. Oh. Salve, signora anatra. Vuole un pezzo di pane? Oggi le anatre sono davvero fortunate. C'è un sacco di pane. È mattina. Oggi Peppa e George andranno a casa di Rebecca Coniglio. Mamma Pig guiderà, mentre io darò le indicazioni. Sei sicuro, Papà Pig? Ci siamo sempre persi seguendo le tue indicazioni. Non questa volta, cara. D'accordo. Siamo tutti pronti? Sì, Mamma Pig. Allora si parte! Peppa e George sono felici. Non sono mai stati a casa di Rebecca Coniglio prima d'ora. Papino, siamo quasi arrivati? Secondo la mappa, la prossima collinetta è quella di Rebecca. Strano, non riesco a capire. Rebecca Coniglio dovrebbe abitare proprio qui. Ci siamo persi. Sulla collina c'è solo un orto di carote. Dove sarà mai la casa di Rebecca Coniglio? Squeak! Salve a tutti! Rebecca, puoi venire a giocare nella mia stanza? Nella tua stanza? Ma se non c'è la casa? Peppa non capisce dove sia la casa di Rebecca. L'intera collina è una casa. È la nostra tana. Volete vederla? A più tardi! A più tardi, papino! Entrati! Qui non ci sono scale, ma gallerie! Wow! La casa di Rebecca è diversa da quella di Peppa. Questa è la nostra stanza! Wow! Hai un letto, una finestra e un cesto per i giocattoli, proprio come noi! Ma certo! Mi piace la tua casa! Vorrei tanto essere un coniglio. Trovato! Posso insegnare a te e a Giorgio ad essere conigli? Sì, ti prego! Primo, dovete storcere il naso e squittire, come noi. Squeak, squeak! Squeak, squeak! Mamma! Perché stai dicendo delle parole così strane? È francese, Peppa. Significa buongiorno. Come stai? E poi che cosa dice? Dame, j'aime les princesses et jouer avec mes amis. Che bravo, papà! Sono un vero esperto di francese. Che cosa vuol dire? Papà Pig pulisce gli occhiali per poter leggere più chiaramente. Non capisco. Non ha nessun senso. Significa, mi piacciono molto le principesse e giocare con i miei amici. Era quello che stavo per dire, infatti. Anche io voglio parlare in francese. Magari puoi parlare con Delfin Asino. E come? Ha scritto il suo numero sulla sua lettera. Evviva! Bonjour. Est-il possible che Peppa parle a Delphine? Mamma Pig chiede se Peppa può parlare con Delphine. Pronto? Bonjour. Bonjour. E poi che cosa devo dire? Comment ça va? Comment ça va? Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Che cosa ti ha detto? Delle cose in francese.
Bonjour, George. Comment? Ça va? Peppa sta chiedendo come stai in francese. Dinosauro. No, George. Non capisci niente di lingue straniere. È mattino. Il signor Zebra sta consegnando delle lettere a casa di Peppa. Posta! Evviva! Dobbiamo fare piano però, così l'animale non scapperà via. Sì, mammina! George! Peppa e George seguono le tracce. Guardate! Le impronte sono state lasciate da un uccellino. È volato sull'albero. Dove? Tieni, Peppa, guarda dentro al binocolo. Il binocolo ingrandisce le cose. Vedo uno, due, tre uccellini. Ah, oh, chissà cosa mangiano. Mangiano vermi! Ma è disgustoso! George ha scoperto delle altre impronte. Sono impronte piccolissime. Sono state lasciate da quelle formiche. Stanno raccogliendo delle foglie da mangiare. Si faranno una bella insalata per pranzo. Sì. A proposito di pranzo, è ora del picnic. Oh, il picnic! Papa Pig, hai dimenticato di prendere il cesto, non è vero? Sì, ma non è un problema. Basta tornare indietro, mangeremo in auto. E da che parte è la macchina? La mappa ce lo indicherà. Seguitemi. Chi ha messo qui l'albero? Non è nella mappa. Oh, Papa Pig, ci siamo persi, non è così? Sì. Come faremo a ritrovare la strada di casa? George ha scoperto ancora altre impronte. Guarda che impronte grandi! Dinosauro! Davvero interessante. Come? Non mi direte che George ha trovato delle vere impronte di dinosauro? No, quelle sono le nostre impronte. Se seguiamo la traccia all'indietro, riusciremo a tornare alla macchina. Col cesto da picnic! Evviva! Niente ci può fermare ora. Torneremo a casa sani e salvi. Oh, non avevo previsto la pioggia.